Questo programma è offerto da... Orange.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Ben ritrovati amici del motorsport e di Orrace TV, anche questa settimana siamo pronti a raccontarvi tutto quello che è successo nel recentissimo round del campionato italiano GT3 e lo faremo con chi appunto in quel della Toscana ha vinto questa prova. È un piacere e un onore avere il driver del team Antonelli che con la sua Lamborghini Huracan ha dominato per lo più prima parte del weekend. Riccardo Agostini. Buonasera Ricky, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Ti sei ripreso al weekend toscano, poi capiremo il perché? Sì, dai. Bene. Sono in ripresa. A fine trasmissione poi vi parleremo anche del campionato italiano di Formula 4 che è sempre in quella della Toscana, celebrato il quarto round stagionale e faremo un attento focus sul team BVM Foco Racing Team e capiremo come sono andate le cose per loro e per i propri driver che sono Lorenzo Colombo e Kush Maini. Ma ora è tempo di parlare di campionato italiano GT. Come detto avete vinto la prima gara di questa quarta prova stagionale dopo Misano che era andata non molto bene per voi, ma al Mugello, come ho detto all'inizio, per lo più nella prima parte del weekend vi siete riscattati in maniera veramente bellissima, te e il tuo compagno di squadra Alberto Di Folco. Ma partiamo dalle libere, dove avete fatto siglare da subito la pole position. Guarda Ricky, come anticipavi tu, il weekend del Mugello per noi è stato molto positivo, è partito dalle prove libere nel verso giusto, ottenendo appunto la prima posizione nella prima sessione, anche nella seconda abbiamo confermato una performance che ci faceva ben sperare per le prove di qualifica. Purtroppo nelle libere, causa insomma le condizioni meteo, non ho potuto svolgere tanti giri, alcuni nella prima sessione in una condizione di pista bagnata, poi ho ceduto la vettura al mio compagno Alberto che è riuscito a fare qualche giro in una condizione di pista un po' più asciutta. Nella seconda nelle libere due è partito invece Alberto, riuscendo a sfruttare alcuni giri in condizioni d'asciutto. Sfortunatamente nel momento del cambio è scesa un po' di pioggia, io ho preferito non prendere parte al fine delle libere, anche perché il weekend si prospettava bello, con un buon meteo e quindi col abbiamo sole conservato la macchina. Senti, abbiamo visto appunto che nelle libere avete brillato. Ma secondo te cosa è successo invece a Misano, dove non siete andati oltre una quarta posizione in gara 2 sotto l'acqua, tra l'altro? Ma guarda Ricky, il weekend del Mugello è sicuramente stato positivo per il risultato finale, ma soprattutto perché la nostra performance in condizioni d'asciutto è migliorata molto, soprattutto in qualifica, cosa che negli appuntamenti precedenti, Misano ma anche Monza ed Imola, non eravamo riusciti ad essere così performanti. Tra i due weekend di gara abbiamo effettuato e svolto alcune giornate di test che ci hanno permesso di scoprire tra virgolette alcuni dettagli nuovi sulla macchina. Ha portato dei risultati, se vogliamo, positivi, l'hanno confermato appunto i risultati e questo sicuramente ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Per il proseguo. Ma entriamo nel caldo, caldissimo weekend del Mugello. Il venerdì sera avete svolto le prove ufficiali cronometrate dove Alberto Di Folco nel primo stint ha colto la quinta posizione, mentre tu nel secondo stint la terza posizione, ma a soli 88
millesimi da Bortolotti, quindi veramente poco più che uno sputo. Delle crono veramente sensazionali, ti è mancata la pole position per veramente un niente, come abbiamo sentito. Sì, la prima qualifica svolta da parte di Alberto è stata molto positiva, una quinta posizione che a me faceva credere appunto nella performance della vettura. Purtroppo, dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto fare la pole position, questi 88 millesimi di divario che ho avuto dalla vetta mi hanno fatto ottenere una terza posizione, che ricordiamo comunque è la nostra miglior posizione in qualifica dall'inizio dell'anno. Il distacco, essendo così minimo, ci ha dato uno stimolo molto grande per appunto per la prima gara di sabato. E, sono contento che comunque sia stata una Lamborghini a ottenere la pole position, proprio per dare valore alla performance del Toro durante questo weekend. Ecco, ci hai nominato Lamborghini, sappiamo che guidi una Lamborghini Huracan messa a disposizione dal team Antonelli, proprio di questo volevo parlarti. Quant'è difficile portare al limite, come fai tu, una vettura da oltre 600 cavalli in un circuito difficile come quello del Mugello, Ricky? Il circuito del Mugello sicuramente è un circuito che deve essere domato, se così vogliamo dire. Prenderlo per le corna. Esattamente, è una pista dove le qualità sia del pilota che della vettura vengono messe in risalto parecchio. È difficile portare al limite la macchina, e lo confermo il fatto che durante la qualifica il distacco tra noi piloti è stato veramente minimo, e quindi si cerca di curare il minimo particolare sia a livello tecnico che a livello di guida, insomma un insieme di fattori che devono essere messi assieme e che poi ti permettono di ottenere una posizione buona o meno buona. Ecco. Ecco Riccardo, oggi come oggi il marchio Lamborghini ce l'hai proprio stampato addosso, come tra l'altro la maglietta che porti oggi. Questo perché l'azienda italiana crede molto in te, infatti sei inserito nel Driver Junior Program Lamborghini. Questo ti consente di fare tante giornate a bordo della Lamborghini con i clienti appunto della casa italiana. Tutto questo ti sta servendo, ti sta aiutando? Io sono super soddisfatto e fiero di indossare questa maglia, questi colori. Ringrazio Lamborghini per l'opportunità che mi sta dando, soprattutto di crescita come pilota e a livello generale. Il fatto di essere inserito dentro il programma GT3 Junior Program, come annunciavi tu precedentemente, mi permette di conoscere ed esplorare un mondo diverso, che è quello dei clienti, quindi sapersi anche gestire, capire come rendere interessante anche il prodotto che utilizzi, quindi un'esperienza che momentaneamente mi sta dando sicuramente dei valori molto, molto alti, e spero di poter continuare ad avere questa opportunità fino alla fine dell'anno, anche l'anno prossimo. Ricordiamo che la mia scelta di cambio casacca era stata data appunto da questa grossa opportunità che ho ricevuto e che sono contento di aver sposato. E la stai sposando molto bene, e subito dopo il nostro primo break pubblicitario capiremo il perché in gara 1 del Mugello Riccardo Agostini ha veramente dato spettacolo. A tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a
gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista Radio Box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Prontissimi per raccontarvi gara 1 del Mugello, ricordiamo quarto appuntamento stagionale del campionato italiano GT3, queste veramente supercar si sfidano in maniera esaltante in tutte le gare. E questa del Mugello, Riccardo Agostini e il suo compagno di team Alberto Di Folco hanno davvero brillato. In questi 48 minuti più un giro è partito dalla terza fila il romano Alberto Di Folco, il compagno di Riccardo Agostini, che ti ha poi lasciato al cambio pilota la vettura in sesta piazza. Da qui con 39,5 di febbre, perché io lo vorrei sottolineare, Riccardo Agostini sabato mattina si è svegliato con una febbre molto alta. Comunque hai deciso di metterti un po' in sesto, salire a bordo della tua Lamborghini e fare una gara veramente tutta all'attacco. A tre giri dal termine sei andato a prenderti la leadership della corsa. Raccontaci questo stint sensazionale, Ricky. Sì, ho trascorso un weekend un po' febbricitante, fortunatamente le medicine al giorno d'oggi fanno i miracoli, di conseguenza ho preso parte alla gara senza pensarci troppo. Il mio compagno ha fatto un primo stint, devo dire, molto, molto bello, è riuscito a mantenere la posizione, ha mantenuto un gap rispetto alle vetture che lo precedevano anche discreto, ciò ci permetteva di poter sperare appunto nella vittoria al termine della corsa. Anche sfruttiamo, ricordiamolo, le penalità che dovevano scontare in termini di tempo i nostri diretti avversari, e dopo il cambio pilota che è avvenuto quasi subito nel momento in cui si è aperta la finestra pit stop, ho cercato nei primi giri liberi di recuperare più tempo possibile nei confronti degli avversari che avevamo davanti, che non dovevano scontare le penalità, e questo mi ha portato insomma a circa 7-8 giri dalla fine ad essere a ridosso del secondo e del primo, per poi incominciare a giocarmela. Il primo sorpasso che ho effettuato è stato nei confronti di Gregory Romanelli, che Romanelli in quel momento era in seconda posizione con la Ferrari 488. Da quel momento, appunto, vedendo il primo molto a ridosso, ovviamente ti è passata in un attimo la febbre. È passata la febbre e ho cercato e ti sei messo di alla caccia di concentrarmi di sì, comandini il più possibile per cercare di sfruttare un'opportunità di sorpasso. Ecco, abbiamo visto che la BMW di Comandini andava molto molto forte sul dritto, quindi un attacco in fondo al rettilineo di partenza del Mugello era impossibile, e quindi ti sei inventato un sorpasso al limite alla Bucine, ossia proprio la curva che immette sul rettilineo. Ci vuoi raccontare com'è andato questo sorpasso, che ha visto anche un piccolo contatto tra voi due? Sì, beh, inventato poco, nel senso che notavo che da qualche giro che i suoi punti più deboli erano la Bucine ed il correntaio, che è la curva precedente, quindi dato che nel rettilineo era praticamente per me impossibile sferrare un attacco, ho cercato di chiudere sempre di più il gap di distacco che avevo appunto con Comandini, per arrivare nell'ultima parte del circuito a ridosso proprio di quest'ultimo, e nel momento in cui sono riuscito a mettere davanti il mio muso ho sfruttato un suo piccolo errore che mi ha permesso da quel momento di prendere la testa della corsa e poi terminare in prima posizione. Abbiamo visto che lui poi ha perso il muso da questo contatto, ha dovuto arrendersi e parcheggiare la propria BMW sul prato. È stato un contatto così violento? A noi dalle immagini non è sembrato, anche dal tuo camera car che stiamo vedendo, sembrava una cosa abbastanza
tranquillo. Sì, onestamente mi spiace che non sia riuscito a terminare la corsa, perché il contatto non è sicuramente stato voluto, ma è stata una circostanza di gara, un normale contatto durante una corsa. Non mi aspettavo che lui perdesse il paraurti anteriore, probabilmente in fase di contatto ci siamo toccati nel punto più critico della sua vettura, e questo ha fatto in modo che insomma andasse peggio a lui e meglio a me. Ecco, quindi Ricky, poi sei andato a vincere sotto la bandiera scacchi alzando il braccio. Cos'hai provato in questo frangente, vincere la tua prima gara nel campionato italiano GT3? La vittoria la cercavo dalla prima gara. Ripeto, abbiamo avuto un percorso di crescita evento dopo evento, questo ci ha permesso di arrivare al Mugello carichi, dato anche, come anticipavamo prima, le prove che erano state effettuate al Mugello la settimana prima, e quindi per me è una soddisfazione enorme. Sono contentissimo per il team, per me, per il mio compagno. Una vittoria è sempre uno stimolo importante per proseguire, per credere anche in risultati positivi. Il Mugello mi è sempre piaciuta come circuito, mi sono sempre trovato a mio agio, sapevo che avrei potuto cogliere un risultato di rilievo, e devo dire che la prima gara perlomeno è stata perfetta. Una grande festa anche sotto il podio, sia con i meccanici che tutti i componenti del team, ma anche con i tuoi partners e sponsor che ti hanno acclamato veramente da molto vicino, sapendo anche che hai fatto questa gara non in condizioni fisiche performanti, diciamo. Sì, mi spiace di non essere stato troppo di compagnia con i miei fans, con i miei sostenitori e con tutte le persone che appunto erano in pista, ma che anche mi hanno seguito da casa. Purtroppo, ripeto, ho cercato di riposarmi ed essere più fresco possibile per rendere al meglio in gara, però come sempre il pubblico è fantastico, i ragazzi del team lavorano in maniera egregia. Il mio compagno sta facendo un ottimo lavoro, Lamborghini come azienda ci sta dando un ottimo supporto, e quindi tutti questi fattori messi assieme ci hanno permesso di vincere assieme. Bene, poi la domenica mattina è partita gara 2 per chiudere il round 4 del Mugello, campionato italiano GT3. Qui le cose non sono andate molto bene, Ricky. Sei partito tu dalla terza piazza, hai lottato come sempre come un leone, e poi al cambio pilota cosa è successo? Sì, una partenza che ci ha visti partire da una casella più favorevole rispetto alla gara del sabato, che però purtroppo mi ha visto scivolare subito in quinta posizione, dato una partenza anticipata della nostra della fila opposta. Ho perso appunto due posizioni subito alla prima curva, sono rimasto in quinta posizione per tutto lo stint, non riuscivo a sopravanzare i piloti che ci avevo davanti, anche perché le performance erano veramente molto ristrette, tutti quanti giravamo su tempi sul giro molto simili, e quindi ho cercato di tenere chiuso il gap il più possibile per poi consegnare la vettura al mio compagno di squadra. In fase di pit stop il cambio pilota è stato perfetto, non c'è stato alcun problema. Purtroppo alla ripartenza si è rotto un semiasse della macchina, non siamo riusciti nemmeno a fare un metro, questo purtroppo ci ha costretti al ritiro, e sicuramente uno zero che in ottica che in campionato insomma ci sfavorisce un po', anche però andate via dal Mugello con la terza posizione assoluta in campionato. Sì, appunto, ricordiamo che nonostante questo piccolo inconveniente la gara 1 ci ha fatto salire in classifica di una posizione, e ovviamente ridurre il gap dalla prima posizione di campionato. Sono sicuro che le prossime piste ci saranno favorevoli, avremo Vallelunga a settembre,
poi di nuovo Imola ed il Mugello, quindi tracciati in cui la nostra vettura si conforma in maniera secondo me ideale. E non dico niente per scaramanzia, esatto, ma sono sicuro che bene, Ricky, buone performance. Per noi in questa puntata è davvero tutto. È stato veramente un piacere rivivere con le tue parole il weekend del Mugello, che ti ha visto, come detto, trionfare. Ora si parlerà di formule, una categoria che ti ha visto nascere dopo il karting a livello professionistico nel mondo del motorsport. E che dire, in bocca al lupo, e noi ci rivediamo a Vallelunga. Grazie, volentieri. Speriamo con un'altra vittoria. Voi rimanete con noi, tra poco tanta Formula 4. Balzarotti Ascensori, da oltre 50 anni leader in Lombardia. Affidati a noi per l'installazione del tuo impianto o la manutenzione del tuo ascensore di qualsiasi marca e modello. Dormi tranquillo col nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24, preventivi rapidi e personalizzati per ogni esigenza. Contattaci al sito www.balzarottiascensori.it. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Franciacorta. Tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E come già anticipato ad inizio trasmissione, in questo ultimo blocco della nostra puntata di Orrace TV si parlerà nuovamente del campionato italiano Formula 4, che presso il tracciato del Mugello ha celebrato il quarto round stagionale. Le nostre telecamere, come di consuetudine, hanno seguito ancora una volta il team BVM e Foco Racing Team, i propri drivers Lorenzo Colombo e Kush Maini, e vedremo grazie alle immagini che seguiranno come sono andate le cose per loro in terra toscana. Da segnalare che BVM Foco Racing Team, con i propri alfieri Lorenzo Colombo e Kush Maini, arrivavano da uno strepitoso weekend di Imola, dove si era disputato a giugno il terzo appuntamento di campionato. Presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, Lorenzo Colombo ha conseguito due vittorie nella classifica rookie e una seconda posizione in gara 3, rimanendo sempre nella top 5 assoluta, mentre il suo compagno Kush è salito per ben due volte sul secondo gradino del podio, andando a siglare dei bellissimi unplane per il team. Ora però è tempo di Mugello, è tempo di sapere come sono andate le cose per il Racing Team BVM e Foco. Prima però questo stacchettino musicale che ci introdurrà nel caldo weekend del Mugello. Yeah.
Weekend difficile per BVM e Foco Racing Team al Mugello. La pista del Mugello è da sempre considerata icona della tecnica e della velocità con i suoi lunghi curvoni, i suoi saliscendi, linee da conoscere a memoria perché spesso non vedi il punto d'ingresso e di uscita. Una pista dove l'esperienza la fa da padrona. Se poi sei un rookie, la sfida si fa ancora più grande. E con queste prerogative che i piloti della BVM e Foco Racing Team hanno incontrato qualche difficoltà in più rispetto ai precedenti tracciati, utilizzando qualifiche e gare per trovare il miglior feeling possibile insieme al miglior compromesso nel setup della vettura. Qualche contatto nelle fasi decisive delle gare hanno poi compromesso quello che poteva essere zona top 10 nel tentativo di recuperare qualifiche da centrogruppo. Le crono dell'indiano Kushmaini si concludono con una P11 a soli 998 millesimi di gap dal leader. In gara 1, a causa di un contatto nelle primissime fasi di gara, Kush è costretto a rimontare dal fondo, chiudendo Race 1 in 18esima piazza. Lorenzo Colombo, dopo le qualifiche, invece fa siglare il 26esimo responso cronometrico. Da segnalare che il gap tra i vari piloti è stato molto, molto ravvicinato. In gara 1 il driver di Legnano riesce a rimontare, concludendo la sua gara in 20esima posizione assoluta. Gara 2 invece ha visto uno spaventoso incidente allo spegnersi dei semafori rossi, che ha coinvolto più vetture. Questo contatto ha richiesto l'intervento della direzione gara con la sospensione della corsa. Al secondo start, Maini ha dovuto alzare bandiera bianca dopo qualche tornata. Gara 2 di Colombo invece termina con una 22esima posizione agguantata con i denti. Il pilota milanese ha tirato fuori gli artigli, ma nel weekend toscano non gli si può chiedere di più. Al termine di gara 2 della domenica mattina abbiamo sentito Giuseppe Colombo e i drivers della BVM Foco Racing Team, Lorenzo Colombo e Kush Maini. Sentiamo ora le loro parole. Bene, siamo qui al Mugello per la quarta gara del campionato italiano Formula 4, pista molto tecnica, molto difficile per i nostri piloti questo weekend, che hanno ancora difficoltà oggi ad interpretare questi curvoni veloci in appoggio. Maini è riuscito in un certo senso ad arrivare un po' prima di Colombo, infatti ieri nelle crono ha fatto nel secondo qualifying ha fatto undicesimo, con un buon risultato anche in gara 1 ieri. Purtroppo oggi in gara 2, a seguito di una safety car, non riuscendo a calcolare bene la distanza, ha perso l'ala anteriore, quindi si è dovuto ritirare. Puntavamo con Maini ad arrivare nei primi 10 per poi, con l'inversione di griglia in gara 3, magari partire davanti. Colombo sta remando moltissimo, ieri ha fatto gara 1 con notevoli miglioramenti a livello di guida. Il team sta seguendo il pilota più in difficoltà per cercare di dargli la vettura nel miglior modo possibile. Gara 2 caratterizzata dall'incidente in partenza, dal safety car, da una serie di cose, partendo 26esimo riesce solo ad arrivare alla 22esima piazza per la partenza di gara 3. Niente, ripeto, weekend molto difficile perché questa pista ha una caratteristica dove i rookie, almeno i nostri, ma vedo anche altri, hanno più difficoltà ad interpretarla proprio per via di questi curvoni molto veloci in appoggio che danno una certa insicurezza al pilota stesso. I tempi sono anche molto vicini perché non dimentichiamoci che su 34 vetture nelle crono il gap tra il primo e l'ultimo era solo di un secondo e quattro. Sì, questa pista è molto sfortuna perché è molto veloce in questa pista, perché la prima qualificazione ha fatto bella primo settore, un buono secondo settore, la terzo settore ha trovato traffico, ha fatto quindicesimo, ma sicuro possibile fare il primo otto. Primo gara io ho mollato la frizione troppo presto, fermato la macchina in griglia, allora 20 secondi più dietro dell'ultimo pilota, ma arrivato molto veloce, primo settore fatto secondo migliore in tutte le piloti, finito 17esimo, fatto 10 sorpasso. Secondo gara partito 11esimo, la partenza è buona e decimo. In safety car la muso è toccato con un altro pilota, è rotto, ma un po' è così,
Dopo di 3 giri, quando ho preso un cordolo, la muso è andato fuori dalla macchina e non c'è il curva, allora è andato dritto in muro. Buongiorno a tutti, siamo qua dal Mugello, sicuramente un circuito molto difficile per tutti i piloti che non hanno tanta esperienza su questa macchina, sulla Formula 4, perché è un circuito dove non bisogna portare tanta, cioè non bisogna frenare tanto la macchina e portare più velocità in curva per andare molto più veloce, ed è una cosa che sicuramente è difficile da imparare. E giorno per giorno, già a partire dalle qualifiche, mi sono molto migliorato rispetto al test che ho fatto, al test collettivo che c'era 3 giorni fa, e stiamo ancora cercando di migliorare in gara. Le qualifiche sono andate abbastanza, non troppo bene come mi aspettavo, però sicuramente sono andate migliorando, perché in qualifica 1, da qualifica 1 a qualifica 2 mi sono abbassato di 4 decimi, che non è assolutamente poco per questa pista. E la gara 1 è stata una gara complicata, perché partendo dalle retrovie è molto difficile poi anche, diciamo, superare gli avversari che vanno più o meno come te, e c'è tanta confusione anche durante i primi giri, e ho cercato soprattutto di sfruttare i primi giri per poi andare a tenere il mio ritmo costante e magari cercare di prendere anche i piloti che avevo davanti a me. E alla fine in gara 1 ho concluso con una posizione 20. In gara 2 invece ho fatto una gara un po' più tranquilla rispetto a gara 1, perché sono partito sempre forte e bene. Ho superato subito 2 avversari alle prime 2-3 curve e dopo mi sono un po' stabilizzato lì dietro a Giacomo Altoè, che aveva tanta velocità in dritto e facevo un po' fatica a superarlo. Gara 3 della domenica pomeriggio ha regalato all'indiano Kushmaini una buona 16ª piazza assoluta, facendo siglare ottimi responsi cronometrici e risultando essere il 4º miglior rookie. In questa stessa corsa Lollo invece chiude in 19ª posizione, gestendo la corsa in maniera positiva. Sotto la bandiera scacchi, Lollo risulterà essere il 5º rookie classificato. Kushmaini e Lorenzo Colombo salutano il Mugello con molta esperienza acquisita, utile per il prossimo round di Vallelunga dopo la pausa estiva che si terrà nel weekend del 9 e 11 settembre 2016. Ora è tempo di rigenerare le batterie e affinare il setting delle vetture in vista del rush finale con le ultime 3 prove di campionato. Amici di O-Race TV, dopo queste bellissime immagini per la puntata di questa settimana è davvero tutto. Vi consiglio di andare a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, che è gocarttv.com/O-Race TV, o visitare i nostri siti www.orace.tv, oppure scriverci all'indirizzo email info@orace.tv. Grazie mille per averci seguito, alla settimana prossima. Questo programma è stato offerto da On Race.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.